Vivo ad Acquaviva delle Fonti, provincia di Bari. Un paese vivo, molto vivo. Ci sentiamo così vivi che stiamo ingrandendo il cimitero. Che bello! Abbiamo l'acqua sotto la terra e rossa come la terra arriva nelle case. Abbiamo l'autostrada senza un meraviglioso patrimonio industriale. È un paese che conta sui giovani, ma i giovani non contano nel paese. Le sere d'estate non sappiamo che fare e ci buttiamo sulle panchine o dentro qualche bar. Nel nostro paese non c'è droga. Non c'è mafia. Se chiedi in giro nessuno sa nulla. Il paese è piccolo e ogni fatto è come l'acqua, è di tutti. Non c'è privacy. Nel mio paese le strade sono come l'Emmental. Piene di buchi. Mio padre dice sempre che ad un paese così non paga più le tasse e ogni mattina fa la fila alla posta lunga 4 km. La sera a via Roma sono più i cani delle persone. E i cani raddoppiano, raddoppiano, raddoppiano. Ogni giorno di più. Nessuno può dire che ad Acquaviva non c'è un cane. Ne abbiamo 3000. Abbiamo l'ospedale nuovo, siamo conosciuti solo per questo. Acquaviva il paese dell'ospedale bello. Quando c'è la festa patronale riempiamo le vie e seguiamo la processione, con le mani dietro la schiena e con la testa alta. Ci facciamo belli assicurati. Ogni giorno di festa ci facciamo belli assicurati. Il barbiere aspetta solo noi. Quando ci sono le giostre siamo tutti là e guai a chi non c'è. Ci piace vedere la gente sulle macchine da scontro e a ballare ai lati della giostra. Aspacché, mio cugino è il re del Sagadà. Balla in piedi e non scende mai. È disoccupato. Ognuno ha la propria ragazza e guai a chi la guarda. Ci imboschiamo nel parco dell'amore, dove è buio e si fa sport. Dietro il campo sportivo. Ci lamentiamo sempre di come va il paese ma non facciamo nulla per cambiarlo. Meno male che c'è il Giro che mi regala una birra e un'emozione mentre rifletto sul mio futuro. Faccio i murales dietro la stazione. Il mio è quello davanti la chiesa di Santa Lucia. Bello. Ogni sabato non so che fare e faccio i giri con la macchina. Poi vado al coffee e cream e mi godo la bella gente. Stasera come mi vesto? Sono fighetto. Mi siedo al SIN. Vado all'università a Bari, ma non mi indotta a studiare. A casa dico che l'esame è stato rimandato a data da definirsi. Cioè mai. Ho la villa a Torre Canne da 10 anni. Ho il profilo su Badoo, vado su Bari Night, sto connesso su MSN e mi leggo i blog di tutti. Se si sposa qualcuno tiriamo per il paese, suonando il clacson fino a rompere i timpani. Io suono quello del mio motorino. Che guido senza casco, facendo Valentino Rossi, scansando le macchine sull'estramurale. Sono imprendibile. Compro le sigarette da Vito Perio. L'estate vado alle feste nelle ville private e mi ubriaco al cesso e mi ritiro così scattato che mio padre non mi riconosce e non mi saluta. Meno male che stasera ho la partita con gli amici, così sfogo la rabbia su di loro, mi prendo a mazzate come fanno in TV. La domenica faccio la solita bolletta alla SNAI con gli amici. Oggi sicuro vinco 900 euro e mi compro le robe da Casucci. Un panzerotto a Paolo e fratelli e passa la paura. La domenica tutti a vedere l'Acquaviva, senza sapere in che categoria milita, l'importante è fare casino e gridare. Mia nonna dice che la vado a trovare solo a Natale per i soldi, non è vero. Ci vado anche a Pasqua. Alla curva della stazione mi fermano sempre i carabinieri e se mi chiedono la cintura, dico che ho anche le bretelle. Qualche volta ho fatto le gare alla zona industriale e sono arrivato primo al semaforo. La vigilanza, prima della mia premiazione. Facciamo le serenate sotto i balconi il giorno prima del matrimonio e ci inventiamo dei balli. Non ammetto il diverso pensiero politico e danneggio le sedi dei partiti opposti. L'anno scorso bruciamo la bandiera del Partito Comunista. Così si imparano. Mia madre ha detto che non parlo l'italiano. Ma che ce ne vuole sapere lei di me? Mi vedo Telemag, ascolto Radio Futura e mi leggo l'Eco, ma continuo a non sapere nulla del mio paese. Come mai? Da grande voglio fare il capo dei capi.